Buon pomeriggio, bentornati a Weekend Sabato, l'informazione delle prime settimane di Speciale News Web TV, in apertura agli esteri. Nuovo duro colpo per Donald Trump, dopo che per il momento è stato sospeso il secondo bando contro i musulmani da parte di due giudici federali, adesso la nuova sconfitta arriva sulla contestata riforma che avrebbe dovuto togliere, ossia quello dell'Obamacare. Infatti 21 repubblicani si sono schierati contro questa decisione e allora ha deciso di ritirarlo dopo aver fatto tutta una serie di pressioni per fare in modo che ciò avvenisse. Sentiamo. Ed ora entriamo nel vivo del settimanale, il nostro appuntamento con gli eventi sportivi del weekend. Apriamo con la Formula 1, perché sul circuito di Melbourne sabato mattina si sono svolte le prove ufficiali per stabilire la griglia di partenza del Gran Premio d'Australia, primo appuntamento della stagione. In pole position ci andrà Lewis Hamilton, ma la vera sorpresa arriva dalla Ferrari di Sebastian Vettel, che conquista il secondo tempo. Terzo invece è Bottas, sull'altra Mercedes. Si profila dunque per la Ferrari una intensa gara, in quanto rispetto alla stagione scorsa si sono avvicinati di più anche in termini di secondi alle frecce d'argento. La partenza della gara è prevista per domani mattina alle 7 ora italiana. La vicenda dei tesseramenti irregolari nel mondo del basket continua a creare polemiche. Si è tenuto un vertice a Roma nel quale si è messo in evidenza che comincerà una lunga battaglia contro la Federazione Nazionale Pallacanestro. Sentiamo i dettagli. E allora, in merito proprio a questa vicenda, come ricorderete, nel corso della settimana vi abbiamo proposto una intervista esclusiva con Rosario Saracino, presidente dell'Olimpica Basket. Vi facciamo ascoltare adesso uno stralcio dell'intervista proprio relativa alla vicenda dei tesseramenti irregolari. Sentiamo. E ora parliamo di pallavolo, ottava giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B femminile, con la trasferta in terra abruzzese per la Libera Virtus che affronta il Pescara. Un impegno all'apparenza semplice, ma da non sottovalutare. Sentiamo. E così siamo arrivati al termine di questa edizione di Weekend Sabato. Vi ringraziamo per averci seguito. Vi ricordo che il nostro prossimo appuntamento, come sempre, è per domani alle 13:30 con Domenica Sport. A tutti l'augurio di un buon weekend.